Ce ne sono poche, se lo andiamo a chiedere anche conto di questo, ma non solo, all'ospite di quest'oggi che è Paolo Bertolucci, come detto, commentatore di Sky, l'abbiamo sentito anche soltanto solo domenica con la finale di Wimbledon con Berrettini in campo. Paolo, ben ritrovato su Radio Rossonera. Buongiorno, buongiorno a tutti i fratelli rossoneri. Allora Paolo, siamo nel mezzo del mercato e il mercato ieri ad esempio ci ha ricordato con una lettera che un portiere se n'è andato e un portiere è già arrivato. Ovviamente stiamo parlando di Donnarumma che ieri ha salutato in maniera magari un po' così, adesso te la faccio commentare, e soprattutto il Milan già ha annunciato il prossimo che tra una dozzina di giorni si aggregherà a Milanello per iniziare la stagione. Come detto, ti faccio commentare velocemente Donnarumma perché ti ho visto ieri già attivo su questo, sui social, e poi magari passiamo su quelli che realmente saranno i giocatori del Milan della prossima stagione. Sì, come ho scritto, due cose. Una che capitano del Milan, 6 mesi di silenzio assoluto, mai una volta davanti ai microfoni, mai rilasciato un'intervista, e quindi soltanto, come dire, i più illusi potevano pensare che ci sarebbe rimasto. Poi adesso all'improvviso è diventato ciarliero, sembra un semolino da tutte le parti. Sul valore del giocatore, cioè, noi milanisti credo che nessuno avesse il minimo dubbio. Erano gli altri eventualmente che lo paragonavano ai Meret, ai Cragno, chi più ne ha più ne metta. Purtroppo ci siamo resi conto che non è milanista, non è mai stato milanista. Quindi ha fatto una sua scelta, dispiace perché lo stesso Icardi alla fine ha fatto guadagnare un po' di soldi alla propria società. E quindi, come dire, uno che è nato nella squadra, di solito, si comporta in un'altra maniera. Però ecco, io divento matto già da qualche giorno quando sento parlare di Gigio, Gigio, ma quale Gigio? L'ex portiere, non Gigio. Poi siamo sopravvissuti alla mancanza di Van Basten piuttosto che di Kakà, piuttosto che di Baresi o di Maldini, figuriamoci se ci dobbiamo preoccuparci per la mancanza dell'ex portiere. Quindi chiudiamo l'argomento e Sì. proseguiamo con il Milan, quello vero, cioè quello che ha iniziato già la stagione, la inizierà tra pochi giorni con le prime amichevoli. Ti chiedo un commento su quello che si sta andando a configurare sulla rosa del Milan, secondo te se c'è qualcosa da migliorare e soprattutto in quale reparto? Quello che a me fa sorridere è che leggo in continuazione lamentele, critiche feroci alla società, quando poi vado a vedere il Milan è l'unica fino a questo momento che si è mosso sul mercato, che ha tirato fuori parecchi soldi, milioni, non discorsi. E su altre società che ancora non hanno fatto neanche un passo, cosa dovrebbero dire? La costruzione evidentemente non è completa, ma non potrebbe essere così al 10 di luglio o al 15, manca ancora qualche pedina, ma la società si è mossa da tempo in questo, cioè come aveva già preparato l'addio del portiere, aveva già provveduto per tempo, credo che a questo punto siamo come dire, alle ultime fasi anche di giocatori nei ruoli attualmente scoperti e bisognosi. Quello che mi fa impazzire è che sono già usciti 170 nomi e probabilmente quelli che arriveranno saranno poi al di fuori di questa cerchia. Quindi il silenzio assoluto della società che si muove in questa maniera mi piace molto e quindi attendo fiducia, sto in vacanza sapendo che c'è chi lavora per noi. Ok, allora ti faccio commentare quello che c'è già stato, cioè il riscatto di Tonali, il riscatto di Tomori, è tutto quello che il mercato del Milan ha già fatto, ovvero l'arrivo del portiere, di Mike Maignan. Per adesso soddisfatto di questi nomi che il Milan ha fatto? Assolutamente sì, insomma erano anche le 9 di Calabria, per cui Sì. molto molto soddisfatto. Ci sono un paio di cose da sistemare, secondo me, cioè che sì, Già. ecco, quello è un problema, nel senso che è un problema da risolvere, c'è cioè una questione da risolvere assolutamente. Ecco, andasse via lui veramente.
ci sarebbe da preoccuparsi. E poi niente, c'è la storia della pantomima anche con Romagnoli, che credo che solo un miracolo potrà farlo firmare, diciamo così, nel primo giornale. Probabilmente arriverà anche lui a zero e andrà via il prossimo anno. Insomma, ormai il cartellino ormai non vale più niente. Comandano i procuratori. La cosa che non capisco è perché il mio agente, se mi trova uno stage o un qualcosa da fare, lo pago io, e non capisco per quale motivo invece nel calcio devono essere le società a pagare i procuratori. Questa è una cosa che mi fa impazzire, dovrebbe essere il giocatore a pagare. Mi hai trovato un contratto, vai a percentuale e ti pago. E invece così il cartellino non vale niente e poi le società devono dare i soldi anche ai procuratori. È un mondo meraviglioso quello del calcio. Sì, forse è un pizzico lontano da quello che di solito commenti tu. Anche dalla realtà, esatto, semplicemente dalla realtà. Ti faccio un'ultima domanda, poi ti lasciamo andare. Rispetto anche a quello che hai visto lo scorso anno con il Milan, che nella prima parte di campionato è andato particolarmente bene, nella seconda è andato bene, un pochino meno rispetto alla prima parte, ti chiedo se sei d'accordo con quello che ha detto Pioli, soprattutto nell'ultima conferenza stampa a fine stagione e anche nella prima di annuncio della nuova stagione. Ovvero, abbiamo bisogno di un po' di qualità sulla tre quarti, sugli esterni, o comunque abbiamo bisogno di calciatori che ci diano un po' di imprevedibilità, di uno contro uno, di qualcuno che abbia qualche colpo in più. Sei d'accordo? Beh, sì. Prima cosa, come non essere d'accordo con Pioli. Cioè, Pioli, non so se qualcuno si è reso conto del miracolo che ha compiuto lo scorso anno. Se avessimo fatto la seconda parte come la prima, avremmo vinto lo scudetto. Quindi siamo arrivati secondi, quindi la tanta osannata Atalanta, meravigliosa, stupenda, è finita dietro. Quindi, al di là di questo, Pioli sa benissimo, lavora lì tutti i giorni, quindi sa benissimo quello che serve, e ne parliamo da tempo. Insomma, non abbiamo giocatori che saltano l'uomo, né sulla fascia soprattutto destra, né in mezzo al campo, quindi credo che saranno questi poi gli obiettivi. Poi col fatto della Champions, non due squadre, ma insomma, poi c'è la Coppa d'Africa, per cui io credo che il Milan avrà bisogno di alcuni elementi, perché se continuano con gli infortuni, i problemi eccetera, non possiamo rischiare, come lo scorso anno, di mettere Calabria a mezzo al campo con la Juventus. Esatto. Sono cose che non devono più capitare, che sicuramente insomma, verranno presi elementi, vanno presi i giocatori che potranno eventualmente dare il cambio anche ci sono le squalifiche, insomma ci sono mille modi. Ma ripeto, io sono bello tranquillo in vacanza perché tanto c'è chi lavora e chi lavora bene, l'ha già dimostrato in passato e non vedo per quale motivo non debba farlo adesso. Poi se c'è qualcuno che vuole spiegare a Elliott un po' come funziona la finanza e come si gestiscono le varie cose, vabbè, quindi su Twitter è un mondo meraviglioso, quindi Elliott credo che potrebbe un attimino farsi tradurre tutti questi consigli e migliorare anche la sua condizione economica. Paolo, buone vacanze. Allora ci risentiamo all'inizio della stagione per commentare le prime giornate. Grazie, grazie mille, sempre Forza Milan. Ciao. Ciao.